Bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati, eh, ragazzi, dopo il fantastico matrimonio di Bianca e Jay. E dopo il compleanno della nostra pisola che è cresciuta, ragazzi, io l'ho sistemata dopo, non vedo l'ora di mostrarvela. Però, off camera, io, mentre stavo sistemando Pisola, appena diciamo ho finito di sistemare Pisola, mi è arrivato l'invito da parte di Alexander che chiedeva alla nostra cara ehm, Ella di andare a mangiare qui. Qual è il problema, ragazzi? Che io ho interrotto qui, ovviamente. E quando sono tornata qua, lui ovviamente non c'era, perché mi aveva annullato l'appuntamento, quindi cosa ho pensato di fare? Di creare un club, che ho chiamato I Sogni Son Desideri, di felicità, per ovvi motivi ragazzi, i cui requisiti sono ovviamente l'età da giovane adulto, i membri sono soltanto loro due, solo su invito appunto, dove possono bere bevande da bar, mangiare, ballare, cantare, e nuotare, nuotare perché ragazzi così si tengono sia in forma che um, ho pensato un po' ai tratti di Alexander. No? Lui ama l'aria aperta, è buffo ed è buono. Quindi ho pensato, ma sì, perché no? Qualcosa no, che abbia a che fare con l'aria aperta. Si sono conosciuti ballando comunque. Cantare, tanto mi cantano lo stesso quando stanno in giro e fanno quel che vogliono. Mangiare, perché appunto così, quando stanno fuori, si può fare. E um, poi bere bevande da bar, perché. Sapete, discoteche, queste poste qua comunque ce l'hanno. Non si può ovviamente inter usare interazioni maliziose, perfide o spaventare. All'inizio, ragazzi, avevo pure pensato di inserire che non si, non si può pulire perché comunque lo può fare solo lei. Però poi ho pensato: Eh, ma così neanche lei può farlo. E quindi ho lasciato stare. Adesso qual è il problema? Lei non è che abbia tutto questo grande appetito. Quindi mh, adesso diciamo volevo farli interagire. Lei lo rallegra. Oggi ragazzi si aspet uh, si aspetta una bella puntata. Perché? Chi sei tu, cara? Eh, sei invecchiata, lo so, cara Eva capricciosa. Oh, Zook. La racconta la perzetta, vecchi tempi, vi conoscete da due giorni, ma vabbè si prospetta una bella puntata ragazzi perché oltre a voler fare fichi fichi con Alexander la nostra vuole anche chiedergli di diventare il fidanzato oh ragazzi cioè lei eh, è una tipa seria nel senso che voglio dire mh, ha visto tutto no la, la fatica che hanno dovuto fare comunque i suoi genitori per trovare l'amore tutte le difficoltà questi sette figli lei sa di essere in una challenge però contemporaneamente ragazzi cioè lei uh, è la figlia di una principessa, lei stessa è una principessa, pensate che si concederà senza uh, un, uh, un impegno serio, assolutamente no. E siccome sappiamo, ragazzi, che um, fargli un complimento, ovviamente: siccome sappiamo che non, uh, ciò non avverrà, ecco, vedi, un vedo l'ora. Magari un domani io. E te. Oddio, non siamo nel paleolitico. Quindi, anche se non siamo sposati, possiamo comunque convivere. Va bene, ok. Dicevo, uh, diciamo. Oh no, tesoro, non cantare senza motivo. Oh mio Dio, ragazzi, Questo è come una campana rotta. Ok, allora dicevo, qual è il discorso? Vabbè. Questi due ragazzi stanno fuori. Eh, ovviamente, ragazzi, lei vuole fare le cose per bene. Vuole fare le cose in modo serio. E quindi non si concederà a lui finché non vedrà un impegno. Come sappiamo, non sarà mai Alexander a prendere l'iniziativa in questo senso. Perché ovviamente, ragazzi, dovrà essere lei. E quindi la puntata si. Avete fatto? Vabbè. aspetta, bella interessante. Discuti anche degli interessi. E abbraccialo. Sto sperando che le venga un po' di fame, ragazzi. Perché, comunque, ma non mi pare. Allora, barzelletta. Così, intanto invece, il divertimento aumenta. E assolutamente, ora voi vi fate un <ride> selfie pure se ve lo siete fatto l'ultima volta. Mi rispondi alla posta. Lei era un po' incavolata, ragazzi, perché le è arrivata una critica negativa. Non so se l'avete visto che prima, all'inizio, proprio c'era, ecco, no? C'era un messaggio, diciamo, un po'... Qua uno status un po' negativo perché le è arrivata una critica negativa. Quindi adesso... Questo è un posticino molto tranquillo, no? Io vorrei però vedere se... Ecco qua, mi hanno fregato il posto. Studio. Io volevo questo posto. O questo? Eh vabbè, dai, mettetevi qua. Chiedi un tavolo, mangiate qualcosa. Salve, Santa, io vorrei bere qualcosa. Eh, lui diciamo che già ti butti sull'alcol. Tesoro, vabbè, sono le 22. Ci, si, si può fare, dai, si può fare. Eh sì, ragazzi, lei invece, chiede un tavolo, è una cosa molto. in realtà tranquilla, vedete questo look molto? No? Che cos'è? Cosa c'è di sporco? Andiate sporco. Cosa c'è di sporco tesoro? Ecco il tavolo. Paolo, tu sei qua? Ok, io vorrei sapere, però, ragazzi, cosa c'è di sporco. Ha qualcosa lei nell'inventario? No, lei ha quelle foto. Uh, ragazzi miei, è qua, è qua. Si vuole fare fichi fichi. Non so se avete notato. E quindi adesso ordiniamo. Uh, sì, dai, restituisci il ristorante. Hai guadagnato 1518, perfetto. Però non mi sembra di vedere un ambiente sporco, sinceramente, Ella, non è che sei fissata, perché voglio dire, tesoro mio, tu passi tutta la tua vita a pulire, quindi ora potresti avere una sorta di distorsione cognitiva al riguardo. Allora, poni uh, una, domanda, una domanda spinta? Ma sì, dai, facciamola un po' audace, sono così contento di essere uscito a cena io e te, cena ragazzi, sono in mezzanotte. Oddio, anch'io. Uh, non indossi però mutandoni oh, a cuori, vero? Ma che domande fai? Dai, non mettermi a disagio, ma che cosa fai? Comunque, un domani e te ti immagini una nostra convivenza, e lei fa una cosa sexy, ragazzi. Di, mi porteresti il cappuccino a letto? Eh? Sì, tesoro. Basta, basta, stai zitto. Oh mio dio, non vedi che me la metti a disagio? Oh, oh. mangiate e bevete, ragazzi. Mangiate. E be tu chi sei? Scusami, ti vedo un po' a disagio. Anche a te, Anna. Tranquillo, va tutto bene. Allora, lei fa le foto, ovviamente. Al fatto, ragazzi, perché ci sta. E così, dai, oltre a, no, ragazzi. Oh, recita una poesia d'amore. Oddio, sei il taccuino del mio cuore, ma che vuol dire? Vabbè, ho scritto questa poesia per te, sono in ispirata dopo il matrimonio dei miei genitori, che vuol dire cara che stai sperando nel matrimonio? C'è ancora tempo per quello, complimentati per l'aspetto, lui se ne va, ragazzi vado a mangiare da un'altra parte, questa sera è strana, ma no dai, non fate così mettiti seduto qui, dai, dai, non fare così, non fare così, e lei vuole, uh, vabbè tesoro, chiedere un appuntamento, ma questo ci sei, dai, non, non, diciamo che questo è una sorta di appuntamento, eccolo qua ragazzi, lei a questo punto, eccovelo qua, eh, ragazzi miei, no, però ancora no, dai, non ancora. Eccoci qua, ragazzi. Siamo sempre a Newcrest tipo il coso là, giardini perduti, giardini misteriosi, giardini. Vabbè, questo lotto dove c'è? Praticamente per capirci dov'è. Uh, giusto, stiamo giù. Ehm, questo, dove c'è il pozzo? Ok, ragazzi, e lei sta flirtando con lui come uno stessa. Io ho pensato sì, di organizzare un appuntamento alla fine per loro due. Non me ne frega nulla se sei stanca cara. Perché lei, insomma, no, vuole fare le cose per bene. Lo ha portato qui. Um, le offre un massaggino: stanno flirtando. E come potete vedere, ragazzi, tutto fila per il verso, giusto? Io ti vorrei parlare Ci... di una cosa importante per me. Eh, dimmi, tesoro, sediti insieme. Sì. Quindi adesso l'idea, dimmi di cosa vuoi parlarmi. No, no. Di robot, no, ti prego. Tesoro, non di robot. No, no, chi se ne frega. Non dovete diventare giocosi. Diciamo che lei prima scherzerà un pochino Tipo, solletica senza pietà, sussurrerà. Mancerie, no, ragazzi, si sa. Uh, era giusto il suo di Carisma. Brava <ride> e uh, no, 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 oh, questo oh. mi piaceva. Accoccolatevi, amoreggeranno un po'. Sai, io volevo dirti: no, fondamentalmente, è quello l'obiettivo, ragazzi. Guardate che belli e lui di cosa mi volevi parlare? Lo guarderà nel profondo degli occhi, prima o dopo questo bacio, no? Molto intenso e bellissimo fra di loro. E no, poi non racconti una barzelletta sui politici perché non me ne frega niente. E magari potrebbe fare una, ora che ci sto pensando, una conversazione profonda. Ci può stare, ragazzi, vediamo un secondo. Farà una conversazione profonda in cui spiegherà a lui, guarda, io voglio che le cose fra noi due funzionino. Ecco, no? Immaginatevi un po' così. Io vorrei che le cose fra noi due funzionassero. Eh, tu mi piaci tanto. Io non ho mai provato niente di simile per nessuno. Quindi vorrei, vorrei sapere cosa provi anche tu. E eh lui la rassicura, ma io provo lo stesso. Mi sono trasferito da poco qui, ma appena ti ho vista sono rimasto incantato. Ammagliato. Quindi lei prenderà. Vorrei costruirti un mobile. Ma che caro, ma che caro. Quindi lei prenderà coraggio, ragazzi. e... Dopo un bacio Ovviamente Gli chiederà di diventare Il fidanzato Eh sì perché per lei ragazzi dicevo È importante comunque no Figlia di una principessa eh, Nonostante la relazione fra sua madre e suo padre Sia iniziata in modo un po' bizzarro Però lei ci tiene veramente tanto ragazzi Vogliamo no non Smettetela di amoreggiare Qua bisogna pensare alle cose serie ragazzi Ragazzi per favore. Smettetela subito. Basta. Ma dove cappero vai? c'è? Siediti. Ma mm, no. Vai qui insieme. Alzatevi e ditevi le cose come stanno, ragazzi. Chiedigli di diventare il fidanzato. Vuoi farmi questo regalo? Sì, evviva. I nostri stanno insieme. Hai diventato il fidanzato tesoro. Io volerei con te ovunque. Ti rapirei e... Andrei con te ovunque. Ovunque tu voglia. E lei, ovviamente, ragazzi. Pure se sta morendo dal sonno, se lo sbaciucchia. Perché mi pare ovvio. Qualcosa c'è. Vuoi flirtare? Va bene. Mammina, ti accontenta, tesoro. È il tuo momento. La tua giornata. Perché intanto sono le 5, ragazzi. Lei vuole flirtare. No, ha la fiducia adesso. Che te ne fai? Oh. E vuole anche stringerlo. Ragazzi, lei è proprio partita per Alexander. Veramente, vi giuro, mai vista un'alchimia del genere. Quindi, ed è qui che volevo arrivare. A questo punto, se i due ce la faranno, ragazzi, non lo so. Faranno fichi fichi nel cespuglio. Del resto, fermi tutti, è nulla l'interazione Del resto, dicevo, ragazzi, è vero, sì, che. E lei è una principessa, le cose serie, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, voglio dire: ma avete visto com'è nato l'amore com fra Jay e Bianca? E lei, come dire, ci tiene, no, a non essere da meno. Quindi, la madre nella tenda, lei nel cespuglio, mi pare ovvio, ragazzi. Dai così poi svieni pure nel cespuglio. Ti fai una dormita e buonanotte ai suonatori. Allora, dunque, vediamo un po'. Io ho messo, ovviamente, ragazzi, un cespuglio qui, per l'occasione vogliamo noi due tesoro come dire no lì dentro e lui no. vai va bene viva la privacy ragazzi lasciamo la privacy ci sta e quindi ragazzi evviva 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 nel frattempo per chi non conosce questo lotto perché magari non tutti giocano a The Sims guardate che bello che è io lo adoro lo uso poco però ragazzi in realtà certo accanto a sto coso non è proprio il massimo però vabbè pazienza come va Ella? Tutto a posto tesoro? Ora se mi dà il fichi fichi scadente Povera Ella Che dite? Lo esprimiamo un desiderio? Che c'è? Sei amichevole eh, Va bene tesoro Vuoi essere amichevole Ma adesso io voglio provare a vedere una cosa ragazzi Dai i sogni sono desideri del resto giusto? Quindi fai un'offerta Oddio 5.000 ragazzi no Perché abbiamo solo 7.000 simole in casa Quindi facciamo 1.000 Dai 1.000 possiamo sacrificare Vediamo ragazzi come io non l'ho mai usata questa interazione, quindi sono curiosissima. E spero di non prendere la batosta, detto proprio, no, fra noi. Però aspetta, aspetta un secondo, aspetta un attimo, venite qua insieme. Diciamo che il desiderio, no, che sta per... Sì, andate tutti a scuola, bravi, andate a scuola. Dicevo, il desiderio che sta per esprimere la cara Ella, in questo caso, tipo che ne so, mh, ovviamente immaginiamo che non ci sia un'offerta. Ma lei esprimerà un desiderio tipo romantico, tipo che ne so, vorrei che il nostro amore durasse per sempre Ora, vediamo come reagisce qua L'offerta presentata è stata ritenuta carente, il Pozzo di desideri sussurrante è contrariato Eccola là, no, non... Eh, abbiamo buttato mille simoleon ragazzi praticamente Pozzo però sei infame, eh Cosa c'è? Desiderabilità Desidera il vigore giovanile, desidera la felicità, desidera simoleon, desidera una promozione ma guarda, è capace che, voglio dire, ti togli una promozione poi sicuro? E siccome tu sei vicina, non ci penso proprio. No, ragazzi, abbiamo scherzato. Vabbè, facciamo conto che lei abbia espresso, lanciando la moneta nel pozzo, il desiderio di stare per sempre con il suo Alexander. Quindi io terminerei il raduno. Ma come inizia? Ah, beh, giusto perché non avevo iniziato il raduno. Sì, 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 vabbè. Ciao, terminiamo quindi l'appuntamento, ragazzi. Pur io sono rimbambita e. Si può interrompere prima, vero? Sì. Interrompiamo, e lei, ovviamente: no, che ti te proponi, tesoro mio? Non si può. Lei lo stringerà: ciao Fruit Juice. Quindi, questo non ci serve. Te ne vai a casa perché, tesoro, tu stai praticamente per morirmi qua. E magari gli dice arrivederci. C'è un arrivederci. Mi concedete? Un arrivederci? Ovviamente no, quindi non giocare nella fontana. È andata male, mi dispiace. Speravo tesoro giobba, mio nei soldi giobba, ma giobba. tranquilla tesoro non preoccuparti i soldi non fanno la felicità va bene quando vivi in una famiglia con 800 sì, sim no. tesoro fanno la felicità ti Forse... porterei via in qualunque momento eh lo so pure lei volerebbe via con te in qualunque momento visto la situazione familiare in cui si trova perché cioè ama la sua famiglia ragazzi ma immaginatevi comunque tutti quei sim e lei sola che deve pulire lei sola che deve occuparsi di tutto poveretta Ci vediamo a casa snow ragazzi Eccoci qua ragazzi, siamo tornati in casa. No, allora, fermi tutti, vi spiego. Che c'è, che c'è, chi è? Dotto, vorrebbe venire da te per passare il tempo assieme. E tesoro di mamma, vieni pure, non riusciamo proprio a toglierti dalle balle da sta casa. Però vabbè, dicevo, allora, la cara Ella è, è stata promossa poco fa a frequentatrice di chioschi di cibo. Quindi mi guadagna 73 simole all'ora ragazzi voglio dire cifre che fanno girare la testa, cosa vuoi, comprare una piscina, certo, in un'altra vita, deve provare tre aromi diversi nel soffiatore di bolle di sapone e cucinare tre pasti da gourmet, ora i pasti li cuciniamo qua a casa, perché tanto ragazzi non ci vuole niente, basta, L'hai appena fatto il raduno su non essere morbosa adesso, la lavastoviglie tesoro, no, più avanti nella tua vita, perché quando non toccherà più a te, tua figlia comprerà ovviamente la sua lavastoviglie, vi faccio vedere ragazzi la casa, cioè è l'ercia, una cosa incredibile, manca da casa ella, Crolla la casa, cioè veramente, in tutto questo Bianca sta qui, Serena eh, si occupa del suo orticello, perché ho comprato anche queste, vi ricordate ragazzi che erano andati tipo al festival dell'idiglio con Jay, dove appunto il festival in, durante il quale lui le ha chiesto la mano, e durante, oh mio Dio che è successo ora questo, che è successo, perché sei così triste? Mamma, devi intervenire, mi dispiace tanto, cioè tuo figlio ha bisogno di te. Oh, è venuto qua perché ha bisogno, tesoro, invita a entrare. Abbiamo, ci abbiamo messo tanto per farti uscire da sta. Al cuore a pezzi, ragazzi. Non va bene con Martina, tesoro, chiedigli dei progetti futuri. Tesoro, che è successo? Gli dirà lei: Ti vedo giù. Fai una conversazione profonda con tuo figlio. Questi stanno incontrando il mondo a scuola, ragazzi, nel frattempo, perché sì, vorrei che trovassero qualcuno, eh sì, ogni tanto fanno queste cose, ragazzi. Conversazione personale profonda, ce la fate? la allora, fai così. Guarda, facciamo una cosa molto più semplice perché, se no, per voi è difficile. Aggiungi al gruppo tuo figlio, ha finito con la scuola ok uh tratto responsabile 10 tratto responsabile 10 vabbè lui 8 ragazzi 8 oh, va bene alla fermi tutti perché sta casa è il solito delirio allora lei si sta lavando e poi dovrà pulire il mondo ragazzi il mondo ebbene sì. lui tutti con sta lavatrice ma che ti frega ma che lavi tu pulisci tu io non lo so allora vieni qua chi ha bisogno di divertimento tu hai bisogno di lavarti Madonna ragazzi, guardate sto bagno, quindi vai in bagno, eh lo so non puoi pulire tutto tesoro, mi dispiace tanto, ti fai una doccia riflessiva, pensa a quello che hai fatto, uh eccovela qua, guardatela, ora vabbè è incacchiata come una viscia, ma guardate che bella ragazzi, pisola, è bellissima, quindi tu hai bisogno anche tu di divertimento, voi ve la cavate bene, direi che tu vieni qua e giochi. E tu pure potresti venire qua e giocare. Quindi diciamo che tu ti guardi un film con tua sorella. Quindi guarda un film con mm, le avventure de della simulazione spaziale, dai, con pisola. Nel frattempo la poveraccia di turno, ragazzi, dovrà venire qui e fare il bucato per me. Ok, sì, non ci abbiamo la... Eh, lo so, mi dispiace tanto, ma si può... No, frugare nelle tasche qua non si può. E qua nemmeno, però aspetta un secondo allora, no, non andare a lavarti subito, lo so, è brutto, mi sento veramente molto in colpa, guarda, scatta una foto nel frattempo perché tua sorella deve pulire tutto, e capisci bene tesoro mio, anzi pagami le bollette, anzi, invece di farlo da lì, guarda, fallo da qua, paga le bollette tesoro, perché sì ragazzi, devo farle veramente, cioè, sta casa è un delirio, e nel frattempo invece lei non fa una conversazione, che è successo? Oh, yeah. Ma mamma, io vorrei darti anche dei nipoti, ma... Al momento la mia situazione non è proprio rosea con Martina, fa Ma io open. la amo, tour. però, non We're so, lei è sempre tour. così triste, It's pessimista. E, lui, e lei le darà dei consigli familiari, del tipo, That's guarda, more. se ce l'abbiamo fatta, io e tuo padre, dopo sette figli, tuo padre evasivo, ce la può fare chiunque, tesoro, dai, risolleva l'umore, prova a rincuorare. Non mi prendere iniziative no tesoro non ti puoi lavare per il momento vieni qua lo so che è fastidioso ma vieni qua e lei sta cercando comunque sì no di rincuorarlo di mm, tirargli sul morale ragazzi insomma lei ci prova diciamocelo Allora scatta una foto dai tu scatta una foto visto che vuoi scattare una foto del panorama dei panni ragazzi di chi Oh dai, delle tue sorelle, guarda che belle che sono. Scatta una foto, stanno giocando. Quindi vai, uno, due e tre. E al massimo poi un paio di foto le facciamo anche a questi due. Del tipo, vedi che brava mamma che è la mia mamma? Esatto. È veramente una brava mamma. E ha acquisito la biglia di fotografia. Tu vuoi ricevere una promozione, tesoro, dove? Non per farmi gli affari tuoi. Lascia in pace tuo fratello. Allora, tu vuoi chiacchierare con Cucciola? Prova a venire qua e chiedile della scuola. Mentre, intanto, la poveraccia di turno, ragazzi, come potete vedere, sta recuperando tutti i panni per poter lavare tutto. Non è una gioia? Tu lo sai che ti puoi sedere, tesoro, vero? Siediti anche perché così tua sorella non vede un pero? Vabbè, ragazzi, non ho parole. Allora, diciamo che nel frattempo, approfittane e vieni qua e fatti. Una dotto... Anzi, guarda, fai... Ma sì, fatti un bagno con la schiuma, rilassati un po'. E lo so, tesoro, tocca sempre a me, me devo anche preparare da mangiare. Pensate quando avrò dei figli, però, quanto sarà bello. E vedi che gioia quando tutta la fatica che farai adesso... No? Eh, dovrai, come dire, investirla anche nei pargoli. Proprio una gioia, allora, dunque. Bene, Bianca, eh, come dire... Aiuta a recuperare una cattiva relazione con chi? Ma chi se ne frega di questo tizio? Chi lo conosce? Direi che ora tuo figlio sta meglio e si può, come dire, anche togliere dalle. No, chiedere dei progetti futuri. Quindi, ora che ti ho dato questi consigli, non ti serve il cubo per sapere il tuo futuro, tesoro. Cosa farai? Ora tornerò a casa, a mamma, e le preparerò dei tramezzini. Poi magari la porterò in un. farò un viaggio con lei. Tesoro, ma almeno tu goditi la vita, perché io, sai, ho passato la mia vita all'inizio nell'immondizia. Ma tranquilla, mamma, ora c'è ella che pulisce per te. Insomma, vabbè, abbiamo capito, ragazzi. Ora hai anche tu la possibilità di essere felice. Va bene, sciogliamo il gruppo. e bello mio. Fai come ti pare. Vuoi stare qua? Te ne vuoi andare? Proviamo a dirgli arrivederci, ma tanto questi ragazzi poi non schiodano mai. Questa poverina nel frattempo sta così. Deve anche qua i panni. Uh, prendi e posa il bucato. Immacolata e asciutto. Prendi e riponi il bucato, cara, appena hai finito. Mentre la cara bianca, si sì, hai fame, ma mi dispiace tanto. Dovrai attendere. Fermi tutti, fermi tutti. Perché, qua, ragazzi, se non lei non mi pianta questo. E io lì per lì non ci ho pensato come una beautina. Allora, poi verrai qua, cara mia, e pianterai. Eh, la vita, ragazzi, è dura. Me ne rendo conto per la povera Cenerentola. Ma ha anche avuto un'enorme soddisfazione finalmente. Luna. Finalmente, ragazzi, lei ha trovato l'amore. A chi vuoi inviare un sms felice? A Marico. Marico sembra molto carina, ragazzi. Anche Aya, ma Marico ha questi capelli particolari. Invia subito un sms a Marico. Forza. Dovete, trovarvi, mm, dovete trovare l'amore ragazzi, tu sei mm, praticamente distrutta, l'ambiente è sporco, ma va? Quindi sì ragazzi, anche se gli obiettivi li faccio fuori dalla registrazione per quanto riguarda il lavoro, non è importantissimo perché comunque, ripeto, non, non è il lavoro, no? Mm, quello che interessa la generazione della nostra cara Ella. Allora vai in bagno, tesoro mio, ti fai anche tu. Un bagno con la. Ma che è sta roba qua? Ma che ci avete buttato, ragazzi? Mamma mia, ragazzi, proprio. Ma che è? Radioattivi, sti panni, mamma mia, non voglio pensarci. Lei, ragazzi, vuole un gattino. E io pensavo di farglielo adottare non ma appena qualcuno. Cioè, i gemelli schioderanno, ma, ragazzi, ho avuto un trauma di quelli veramente pesanti. Allora, questi tanto non vi servono, io me li vendo perché, ragazzi, abbiamo bisogno di soldi. E qual è stato il trauma? <ride> Ora ve lo spiego. Allora, questo lo metti qua. Il trauma è stato il seguente, passeranno d'età fra sei giorni, sei lunghissimi giorni. Non ce la posso fare, ragazzi, solo all'idea. Allora, nel frattempo, tu vieni qua e ti fai una doccia. Mm, una doccia, dai. Tu, oh mio dio, ragazzi! Cioè proprio urge il bagno, Te, patata. Urge il bagno, hai finito? No, non ancora. Eh, devi resistere ancora un po'. Tua sorella, intanto, ha preparato da mangiare. Fermi! Promossa a programmatore newbo! Bravo, Jay! 500 sese nel disco fisso di computer, ragazzi. Jay, mi stai dando veramente tante, tante gioie. Bravo, Jay! Smettila subito, poi ti prendi una porzione. Anche Bianca deve assolutamente mangiare qualcosa. Jay, come stai messo? Che è successo? Imbarazzo al lavoro. A volte è impossibile evitare di fare la figura degli stupidi di fronte a tutti i colleghi. Ma Come? Jay, che ti devo dire, vieni qua a mangia qualcosa, hai preso una promozione, come hai fatto a, a fare la figura del fesso, ora diciamocelo Allora, che ne dici di pulire, iniziare a pulire sto bagno dove, oh, tipo pulisci cara Ecco, non pulire niente, ragazzi, il devasto, in questa casa ragazzi c'è il devasto Guai a voi se vi azzardate a buttare un piatto, eh siete avvisati? Simini si avvisati i mezzi salvati, quindi vai, pulisci tutto. Eh, lo so, qualcuno può venire qui, Jay? Per favore, caro di Parava? Basta con sto telefono tu a tavola! Dai, racconta una barzelletta rivoltante, ma perché vi dovete alzare per forza? Eh, vabbè ragazzi, ci hanno queste manie, che cosa posso fare? Questa è molto giocosa, allora tesoro, fermi tutti, fermi, fermi, qualcuno ora si deve dare una calmata, direi che è proprio necessario. Qui c'è tuo padre, vieni qua in camera dei tuoi genitori, cerca di calmarti, ci manca solo il coccolone ragazzi, eh? Papà ti prego, devo andare in bagno, lo ripari dopo, ok? Va bene. Patata, scusami, eh, non è che io voglio contraddirti, guardate la faccia perché ha visto, molto felice perché ha visto un bagno, io me ne rendo, no, niente, niente da fare ragazza, rimani qua, rimani qua pisola, ti prego, rimani qua, e fatti anche una doccia, riflessiva, ragazzi, mamma mia, sta casa è un devasto, ora la cara bianca, basta così, dovrà cucinare, prepara un pasto da gourmet, ma sì, dai, Sempre porzioni singole, ragazzi. Eh? Io, ragazzi, direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Io continuerò, ovviamente, le interazioni più importanti. Quindi, ragazzi, fermi tutti, non quelle che sono, diciamo, rilevanti a livello di. Mm. Eh, tesoro, cosa hai fatto? Cioè, cosa avevi nella pancia? Non voglio indagare. Dicevo non quelle importanti a livello della challenge, ecco, per esempio il lavoro di Bianca, perché tanto ormai Bianca non è più l'erede, il lavoro di Ella, perché farò sempre le foto, poi, ragazzi, lo sapete, state tranquilli. Però cerco, ragazzi, anche di riprendere i momenti che sono più importanti. E il momento importante per Ella, in questo caso, era fidanzarsi con il suo principe. Per forza, per forza. E quindi, ragazzi, senza che mi ammorbo puntualmente, con, ecco, devi fare la programmazione. Quindi, ciao! Eh, però sì dai prima divertiti un po' perché altrimenti non, eh, non ce la fai dicevo senza che vi ammorbo solito ammorbarvi ragazzi con le cose di cui tanto non, cioè, non, non, non mi interessano perché sì sono carine da vedere tutto quello che vogliamo però insomma non vogliamo poi vedere neanche sempre le stesse storie insomma così quindi adesso loro faranno tutti quanti i compiti perché sì perché lo dico io e quindi voi li fate cari non, non so se avete capito ma qua funziona così faranno i compiti eh, la povera ella cazzo una foto di Cenerentola, ma certo tesoro, la poverella si sì, metterà qua e pulirà tutta casa, si occuperà dei panni, 800.000 cose, poi la manderò a lavorare e devo farlo di corsa perché entro le 16 ragazzi vanno fatte queste cosine qua, le dovrò preparare altri due pasti, tanto poi li metteremo in frigo, e niente, eh, direi ragazzi quindi che io spero le episode... che l'episodio le vi sia piaciuto, spero solo questo ragazzi, se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace e lasciarmi dei commenti, se... Qualcuno di voi deciderà di iscriversi al mio canale, cosa che mi farebbe molto piacere, ragazzi. Eh, vi invito ad attivare la campanellina. Perché, ragazzi, con la campanellina attivata non rischiate di perdere nessun episodio. Qua sono asciutti. Sì! Dai, prendi con il bucato e poi sostituisci l'acqua. È importante, ragazzi, non restate sempre aggiornati. Per quanto riguarda, poi, invece, ehm... La, il mio diciamo, spazietto sul canale, quindi l'info box, la descrizione, insomma, così vi ricordo ragazzi che proprio lì trovate. Fai romanzia, ma senti, ti prego. Proprio lì trovate, ragazzi. Non solo la mia programmazione, non solo tutti i vari modi di contattarmi. E vi ricordo, ragazzi: importantissimo, ehm, la mia pagina Facebook. Perché le foto che faccio off camera, quindi, che ora farò adesso, eh, mentre non registrerò, ragazzi, eh, le metto solo lì. Quindi mi raccomando, mi raccomando, tu devi fare i compiti, lo so, è un triste destino, ma tocca a tutti voi prima o poi. E eh, quindi, ragazzi, sì. C'è la programmazione. C'è appunto i vari modi di contattarmi. La pagina Facebook per appunto gli episodi, no, per le foto off camera. E ragazzi, eh, oltre a Beh, guardate quanto è brava. Guardate quanto è brava, bravissima. Dicevo, oltre a eh, tutto ciò, ragazzi, trovate anche le mie playlist. Quindi, se avete perso un video, non vi preoccupate, andate lì, recuperate tranquillamente. Oh, che brava ragazza! Ok. Non è alcun additivo, e eh vabbè, chi se ne frega se non è alcun additivo, dove devi fare il bucato per la 54esima volta, quindi voglio dire, magari parti da qua stavolta, eh, fai il bucato, lava nella tinossa, e soprattutto però ragazzi, trovate i link... Quindi in descrizione dell'info box ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay Macinima con The Sims 4 e gameplay con la Playstation 4. Andate in tutti i loro canali ragazzi, iscrivetevi perché sono bravissimi, simpaticissimi e attivate anche lì la campanella. Io ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ovviamente ehm, ora vedrò ragazzi se nel prossimo andare un po' da ad adotto perché poverino vederlo così triste. È vero che è un rompiballe però ehm, vederlo così triste mi dispiace. Anche perché pensavo di andare da lui perché comunque allora il mio, la mia cosa è questa diciamo che effettivamente ditemi cosa ne pensate perché avrei bisogno di un vostro consiglio diciamo che la challenge di bianca da parte diciamo di bianca relativa a questa challenge tesoro senti fai una cosa però nel frattempo vieni qua e innaffia perché devi farlo non è effettivamente conclusa perché vi ricordo ragazzi che lei deve avere ogni figlio con un tratto negativo allora ditemi voi vi do due opzioni opzione numero uno bianca e jay restano a vivere qui Finché tutti i figli non sono cresciuti e finché non ho potuto dare un tratto negativo a ognuno di loro, perché? Mettiamo un secondo: pausa. Ovviamente, Cenerentola ce l'ha perché lei, appunto, ehm, ve li mostro sempre per ricordarveli. Lei, il suo tratto negativo è solitaria. Abbiamo anche Brontola, Mammolo, che comunque ce l'ha perché è goffo. Abbiamo la cara eh, Brontola, che è una testa calda. Abbiamo Pisola, che è pigra. I tratti mancano a lei, in questo momento, a Cucciola. E il tratto negativo, ma mh, anche ad Eola. Quindi, volete che Jay e Bianca restino a vivere qui fino a che anche Eola e Cucciola non avranno il loro tratto negativo? Questa ragazza è proprio da cartone animato: cioè la bolla, la bolla, la bolla di Cenerentola. Oppure Bianca e Jay possono tranquillamente schiodare e il tratto negativo, tanto lo avranno a prescindere? Ditemi voi, perché effettivamente questa è una cosa che caratterizza la generazione di Bianca, uno dei suoi obiettivi. Quindi ditemi voi se um, questa cosa deve essere acquisita quando Bianca è ancora in casa perché riguarda la sua generazione o se può essere acquisita tranquillamente um, con Cenerentola perché tanto loro resteranno qua fino a che non saranno giovani adulti, ragazzi, tutti quanti loro. Quindi comunque non la scamperanno, cioè, però fatemi sapere. Detto questo, ragazzi, io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo Sul Sul ah. Simmer e non...